nuovo importante cambio della viabilità fiorentina a causa dei cantieri della tranvia. Questa mattina però c'è una notizia positiva, riapre almeno in parte il Ponte dello Statuto. Assessore, dopo 2 anni riapre il Ponte dello Statuto almeno in parte? Sì, riapre un'importante direttrice che è la direttrice che dalla Fortezza Statuto ci porta fino a Careggi attraverso Piazza Vissé, Piazza Leopoldo, Tavanti e via Alderotti, ma soprattutto riapre anche con un anno di anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni, perché l'8 inaugureremo il sottopasso Milton Strozzi e quindi questo ci consente di poterci poi passare sopra la viabilità in uscita alla Fortezza. È un risultato importante perché arriva un anno prima ed è un risultato importante perché siamo in controtendenza. Cominciamo a restituire viabilità, quella che era stata chiusa per i cantieri, oggi si va a restituire, quindi questa direttrice è importante per i cittadini, soprattutto per chi deve andare verso l'ospedale, ma è importante anche per i residenti, è importante anche per i commercianti perché si rivitalizza la zona. Altro grosso cambiamento ci sarà poi l'8 di dicembre quando aprirà il sottopasso di Viale Milton e allo stesso tempo chiuderà un'altra parte nella zona di Piazza Bambine e Bambine di Beslan, perché anche lì ci sarà un sottopasso. Rimarranno comunque 4 corsie di viabilità. Non solamente l'apertura del Ponte dello Statuto, da stamani ci sono novità anche in Piazza Dalmazia. Oggi anche in Piazza Dalmazia riapriamo la viabilità, Corridoni è completamente libero dei cantieri, noi ce l'avevamo preso l'impegno di liberarlo entro l'8 di dicembre, l'apriamo oggi e soprattutto lo lasciamo libero fino a dopo Natale, quindi le festività in Piazza Dalmazia saranno senza nessun livello di chiusura di corsia e allo stesso tempo programmiamo che dopo Natale lo spostamento del mercato nelle 2 aree mercatali di Piazza Dalmazia e l'apertura di via Rifredi, perché ai primi di gennaio ribalteremo il cantiere in via Corridone e quindi è opportuno avere via di Rifredi aperta con i nuovi parcheggi e la nuova viabilità soprattutto per i bus e per il trasporto pubblico.